Eleonora nuota veloce, lo mostrano le 3 medaglie al collo, 2 d'oro, le ha portate in Molise, al Molise da Riccione. Lì si sono appena conclusi i criteria, vi partecipano i giovani nuotatori più forti d'Italia, tra loro i paltrinieri e l'epilato del domani. Eleonora, 13 anni ancora da compiere, ma con il talento, la preparazione, si allena tutti i giorni per ore e la determinazione per trasformare le pressioni in vasca, con avversarie fortissime, in storia. È la prima molisana a salire sul podio più alto di gare nazionali, in specialità diverse, ma nella stessa manifestazione. Come ti fa sentire nuotare? Mi sento, diciamo, libera quando nuoto, mi sento molto felice, non lo so, quando mi sento magari giù per lo studio perché prendo brutti voti, quando sto in acqua non ci penso più, nuoto e basta. Ha messo la mano davanti a tutte nei 400 misti e nei 200 farfalla, bronzo nella 3 km indoor. E sì, vasca dopo vasca, Eleonora dà il meglio di sé sulla distanza. Mi piacciono di più le distanze lunghe come i 200 e i 400. Distanze lunghe, fino alle Olimpiadi il percorso è lunghissimo. Sì, infatti, però per ora sono felice di aver iniziato questo grandissimo percorso. Speri di arrivare fin lì? Io ci spero, poi vedremo. Io continuo ad allenarmi e poi vedremo quello che succederà. Parole che fanno il paio con quelle del suo allenatore. Se continuerà così ci divertiremo, ci ha detto. Intanto Eleonora lo sta già facendo.